In pochissimi minuti, ecco, l'idea era quella di dare un'informazione generale di un po' come ci siamo riorganizzati e dei servizi che stiamo portando avanti, non solo nella città di Arezzo, ma in tutto il territorio diocesano, che è un territorio molto vasto, ecco, tra i più vasti d'Italia. Allora, intanto partiamo con dare la comunicazione sulla riorganizzazione del servizio mensa. Il servizio mensa continua, è aperto tutti i giorni. Abbiamo dovuto cambiare le modalità di accesso e quindi vengono preparati dei sacchetti abbondanti con tutti i generi alimentari, piattini e posate biodegradabili, ovviamente si cerca anche di rispettare l'ambiente e ovviamente viene un bel sacchetto pranzo abbondante e vengono consegnate alle persone che poi vanno a consumarlo nei vari luoghi. Il dormitorio è, come sapete, da 2 settimane aperto 24 ore al giorno, quindi non è più un servizio solamente notturno. Un gran numero di volontari e di operatori stanno garantendo l'apertura, il controllo. E all'interno, insomma, la vita scorre abbastanza pesantemente, ma anche serenamente, come in tutte le nostre strutture d'accoglienza, perché le più grandi che abbiamo, Casa San Vincenzo e Casa Santa Luisa, in questo momento hanno circa 40 persone che in pianta stabile in maniera residenziale con 7 bambini vivono all'interno delle strutture. Capite bene che anche la convivenza non è sempre semplice e facile. Comunque ce la stiamo mettendo tutta per far passare bene le giornate a tutti i nostri ospiti. Ecco. Il dormitorio, dicevo, in questi giorni abbiamo fatto un nuovo accordo con il Comune di Arezzo, sarà aperto fino al 30 di aprile. Quindi continueremo anche nelle prossime settimane e poi, come tutti gli aspetti di questo momento, faremo le valutazioni in corso d'opera. Il centro di ascolto diocesano, che è il luogo, il cuore un po' di tutte le attività, in questo momento ha riorganizzato i servizi, quindi si accede solo su appuntamento con un iter, insomma, anche di lavaggio delle mani prima di accedere negli uffici. Comunque gli operatori stanno facendo un grandissimo lavoro di mappatura dei bisogni delle famiglie, quindi sulla base storica migliaia di contatti, tantissime centinaia di famiglie sono contattate e stiamo veramente mappando tutti i bisogni, dalle persone anziane alle famiglie monoreddito, alle madri con figli a carico, insomma tutta una tipologia di bisogni infinita. Poi abbiamo fatto nell'emergenza 22 interventi a favore di 22 Caritas parrocchiali sparse in tutto il territorio, perché volevamo, ecco, dare la possibilità in ogni zona della nostra diocesi di avere, ecco, un magazzino con tutti i prodotti sia alimentari, detersivi, di igienizzazione, di igiene personale e via discorrendo. Ormai vado avanti, ecco, sì, con l'elencazione delle attività. Abbiamo fatto interventi straordinari a favore di 2 circhi, uno di Arezzo e uno di Bibbiena, e di 2 Luna Park. Quindi abbiamo aiutato le famiglie circensi e le famiglie giostraie, i viandanti di questo territorio presenti in questo momento, che non possono muoversi, non possono andare non possono vivere delle proprie attività e non possono muoversi per andare in altre zone. Poi abbiamo fatto un intervento di sostegno a favore della popolazione detenuta e proprio ieri sono arrivate sia la lettera di ringraziamento da parte dei detenuti, che è molto toccante, poi le consegnerò al nostro arcivescovo, e hanno fatto anche 2 disegni che sembrano poca cosa, ma in realtà per noi che lavoriamo, ecco, dalla mattina alla sera, ricevere, ecco, un disegno in questa maniera è un ringraziamento veramente prezioso e molto grande. Molto significativo. Conto che la maggioranza sono islamici. Poi in questo periodo abbiamo proprio negli ultimi 10 giorni, anche a seguito delle ultime ordinanze, abbiamo favorito l'accordo diretto con 2 comuni, San Sepolcro e Cortona, per far sì che la rete Caritas locale dei 2 comuni gestiscano la consegna dei pacchi alimentari, e abbiamo preso contatti anche con altri comuni e in una seconda fase attiveremo, diciamo così, altre azioni. Siamo in contatto, ripeto, con il Comune di Arezzo anche per l'assistenza a domicilio, il progetto Nonni Sicuri. Da ieri è attivo insieme a Conad il progetto Spesa Sospesa, quindi nei 4 punti vendita Conad della città ci saranno dei carrelli a disposizione dei consumatori, chi vuole liberamente
può lasciare all'interno dei carrelli, dalle piccole alle grandi cose, ecco, in maniera molto libera. E ci siamo organizzati, ecco, con personale e anche con volontari a fare delle raccolte, insomma, dei ritiri giornalieri. È abbastanza impegnativo e già da ieri comunque fa piacere che la cittadinanza stia rispondendo in maniera molto seria. Ci tengo, ecco, a dire che questo territorio è un territorio solidale, attento ai bisogni. Ci preoccupano un po' alcune analisi che stiamo facendo, perché il grosso dell'impegno Caritas non sarà stato il mese fatto fino ad ora, dove magari non tutti sanno la grande mole di lavoro che abbiamo fatto, ma da ora in poi, perché invitiamo tutte le famiglie veramente, in caso di bisogno, a prendere contatti, perché nessuno deve essere escluso, sentirsi emarginato. E sappiamo anche che ci possono essere tante situazioni nuove che magari fino ad oggi non hanno avuto bisogno né dei servizi sociali né di realtà come Caritas. Non bisogna vergognarci, perché qui si tratta di tenere coesa la società e garantire a tutti il giusto futuro. Ecco. E, tra le varie iniziative, insomma, anche la Coldiretti, che con i mercati di Campagna Amica ogni settimana portano i prodotti alle nostre mense. Quindi ci sono anche tante altre iniziative che abbiamo fatto. Poi a livello di comunicazione e a livello anche in maniera sinergica con Caritas Italiana, abbiamo condiviso, tutte le Caritas diocesane in Italia hanno condiviso un poster, voleva essere un segno di unione, insomma, del mondo Caritas in Italia, e in fondo a questo poster con alcune immagini abbiamo messo delle nostre immagini e un IBAN dove liberamente chi vuole può fare delle offerte. Ecco, in questo momento, e concludo, tantissime realtà, aziende ci stanno facendo donazioni, soprattutto alimentari ma anche di prodotti generici. Ringraziamo tutti, porteremo questi prodotti in tutti i bisogni del territorio, non solamente nell'Aretino, ripeto, ma in tutte le vallate. Chiedo anche però di capire che in questo momento i bisogni alimentari, ringraziando il cielo, saranno coperti dalle iniziative governative, dall'impegno dei comuni, dall'impegno delle realtà come le nostre, delle catene alimentari che fanno sconti ad hoc, realtà, progetti innovativi come la spesa sospesa. Quello che ci preoccupa è la possibilità di aiutare le famiglie sui bisogni come le utenze, come gli affitti, come i pagamenti delle assicurazioni, come tutto quello che in questo momento è bloccato e che poi domani si dovrà sbloccare, e non sappiamo ad oggi quanti saranno in grado di far fronte alle proprie esigenze ordinarie. Quindi ecco, per chi può, senza passare da veniale, chiedo anche un sostegno economico, perché noi tutto quello che arriva lo destiniamo ai bisogni della gente.